Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in esso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 59, 3 settembre 1913. Mentre stavo pregando, ma io non so spiegarmi bene, può essere pure una mia fina superbia, non ci penso mai a me stessa, alle mie grandi miserie, ma sempre per riparare, per consolare Gesù, per i peccatori, per tutti. Ma non che ci penso prima, no, solo basta mettermi a pregare e mi trovo in quel punto. Ora io stavo in pensiero di ciò, ed il mio sempre amabile Gesù, venendo, mi ha detto: figlia mia, come ti dai pensiero per questo? Tu devi sapere che quando io metto l'anima nella mia volontà e lei fa stabile soggiorno nel mio volere, essendo che la mia volontà contiene tutti i beni possibili e immaginabili, perciò l'anima si sente che abbonda di tutto e si mette nelle mie stesse condizioni, cioè che sente necessità di dare anziché ricevere. Si sente che lei di nulla ha bisogno e se vuole prendere ciò che vuole, non chiedere. E siccome la mia volontà contiene una forza irresistibile di voler dare, allora è contenta quando dà. E mentre dà, resta più assetata di dare. Ed a che strette si trova quando vuol dare e non trova a chi dare. Figlia, l'anima che fa la mia volontà la metto nelle mie stesse condizioni.
e da parte delle mie grandi gioie ed amarezze. E tutto il suo operato è suggellato col disinteresse di se stessa. Ah sì, chi fa il mio volere è il vero sole che dà luce e calore a tutti e si sente la necessità di dare luce e calore. E mentre dà a tutti, il sole non prende nulla da nessuno, perché lui è superiore a tutto e non c'è sulla terra chi può eguagliarlo nella luce e nel gran fuoco che contiene. Ah, se potessero vedere un'anima che fa la mia volontà, la vedrebbero più che sole maestoso, in atto di far bene a tutti. E quel che è più, scorgerebbero in questo solo me stesso. Sicché il segno che l'anima è giunta a fare la mia volontà è che si sente in condizioni di dare. Hai capito? Capitolo 60, 6 settembre 1913. Stavo pensando alle ore della passione, scritte, e come sono senza indulgenza, e quindi chi le fa non guadagna, mentre ci sono tante preghiere arricchite di tante indulgenze. Mentre ciò pensavo, il mio sempre amabile Gesù, tutto benignità, mi ha detto: figlia mia, con le preghiere indulgenziate si guadagna qualche cosa. Invece, le ore della mia passione, che sono le stesse mie preghiere, le mie riparazioni e tutto amore, sono proprio uscite dal fondo del mio cuore. Tu hai forse dimenticato quante volte mi sono unito con te per farle insieme? Ed ho cambiato i flagelli in grazie su tutta la terra. Quindi è tale e tanto il mio compiacimento che invece dell'indulgenza do una manata d'amore che contiene prezzi incalcolabili di infinito valore. E poi quando le cose sono fatte per puro amore, il mio amore vi trova lo sfogo e non è indifferente che la creatura dà sollievo e sfogo all'amore del creatore. Capitolo 61, 12 settembre 1913. Stavo pensando come Gesù benedetto ha cambiato le cose. Anche venendo non mi resto impietrita come prima, ma appena se ne va mi sento allo stato naturale. Io non so che mi è successo e quel che più mi sento infastidita se mi viene il pensiero, oppure se chi ha autorità su di me volesse conoscere le cose mie. Onde il buon Gesù, che mi vigila ogni pensiero e neppure uno ne vuole che nella mia mente discordasse, nel venire mi ha detto: figlia mia, vorresti tu forse che io usassi funi e catene per tenerti legata? Un tempo erano necessari ed io con tutto amore ti tenevo avvinta e facevo il sordo a qualche tuo lamento, ricordati, ma oramai non le vedo più necessarie. Se sono più di 2 anni che con te voglio usare catene più nobili, qual è la mia volontà? E perciò in questo tempo ti ho parlato sempre del mio volere e degli effetti sublimi ed indescrivibili che detto volere contiene. Cosa che a nessuno finora ho manifestato. Guarda quanti libri vuoi e vedrai che in nessuno troverai quello che ho detto a te della mia volontà. Ciò era necessario per disporre l'anima tua allo stato presente in cui ti trovi. Dopo averti tenuto sempre con me, lo sapevo benissimo che non avresti potuto durarla a soffrire la mancanza della mia presenza continua, e se non avessi sostituito una cosa mia stessa, che invadendoti tutta l'anima doveva tenerti rapita, più che non facesse la stessa mia presenza, sostituendosi la mia volontà a tenerti rapito ogni tuo pensiero, affetto, desiderio, parola, tanto che la tua lingua parla della mia volontà con tale eloquenza ed entusiasmo perché è rapita dal mio volere. Perciò tu senti fastidio quando sei interrogata, e come perché Gesù non viene come prima, perché sei rapita dalla mia volontà, e l'anima tua soffre quando ti vogliono rompere il dolce incanto del mio volere. Ed io: Gesù, che dici? Vattene, sono le mie cattiverie che mi hanno ridotto in questo stato. Gesù ha sorriso nel sentirsi dire vattene, stringendomi più a sé ha soggiunto: non posso andarmene, posso forse separarmi dalla mia volontà? Se tu tieni la mia volontà, devo starmi sempre con te. Il mio volere ed io siamo uno solo, non siamo due. Ma andiamo ai fatti, dimmi, quali sono queste tue cattiverie? Ed io: amore mio, non lo so, tu stesso lo hai detto che la tua volontà mi tiene rapita, come posso conoscerle? E Gesù: ah, non le conosci? Ed io: non posso conoscerle perché tu mi tieni sempre sopra e non mi dai tempo di pensare a me stessa, e nell'atto che voglio pensare a me, tu ora mi rimproveri severamente, fino a dirmi che dovrei vergognarmi di fare ciò,
Ora amorosamente coltirarmi a te con tale forza da farmi dimenticare di me stessa. Come posso farlo? E Gesù: e se non puoi farlo, significa che io mi compiaccio di più che non se tu lo facessi, tenendoti la mia volontà in luogo di tutto e vedendosi tolta qualche cosa di suo. Perché perciò ti sta sopra, ti impedisce di pensare a te stessa, sapendo che dove tiene in tutto il luogo il mio volere, cattiverie non ci possono essere. Perciò, geloso, mantengo la sentinella. Ed io: Gesù, mi burli? E Gesù: figlia mia, mi costringe a farmi parlare per farti capire le cose come stanno. Senti, per farti giungere ad un punto sì nobile e divino, io ho fatto con te come due amanti che si amano fino alla follia. Mai tu avresti amato tanto la mia volontà se non mi avessi conosciuto. Perciò prima ti ho dato l'estasi della mia umanità, affinché conoscendo chi sono tu mi hai amato. E per tirarti tutto il tuo amore ho usato con te tanti stratagemmi d'amore, tu li ricordi, non è necessario che te ne faccia l'elenco. Ora, dopo averti tirato ben bene ad amare la mia persona, tu sei stata presa dalla mia volontà e la ami. E non potendo stare senza di me dopo tanto tempo, come se fossimo vissuti insieme, era necessario che l'estasi della mia volontà ti tenesse luogo della mia umanità. E tutto ciò che ho fatto prima sono state grazie per disporti all'estasi della mia volontà, perché quando io dispongo un'anima a vivere in modo più alto nella mia volontà, sono costretto a manifestarmi per infondere grazie così grandi. Ed io, sorpreso, ho detto: che dici, Gesù? Come, la tua volontà è estasi? Sì, vera e perfetta estasi è il mio volere. E allora tu rompi questa estasi quando vuoi pensare a te, ma io non te la do vinta. Quindi nei tempi che volgono, grandi castighi verranno, sebbene tu non ci credi, e li crederai, tu e chi ti dirige, quando li sentirete. Perciò è necessario che l'estasi della mia umanità sia interrotta, ma non del tutto, altrimenti tu mi regheresti dappertutto. Quindi farò sottentrare il dolce incanto del mio volere per farti soffrire anche meno nel vedere i castighi. Molto profondi gli scritti di oggi, che ci fanno anche comprendere bene l'itinerario seguito da Gesù nel formare l'anima di Luisa. E abbiamo anche appunto letto uno dei brani famosi, insomma, del Libro di Cielo, dove Gesù appunto spiega che le informazioni, le conoscenze che ha dato sul divin volere attraverso questi scritti, nella particolare forma, peculiarità e contenuto che essi assumono, non si trova altrove. A nessuno li ho manifestati, guarda quanti libri vuoi e vedrai che a nessuno troverai quello che ho detto, che in nessuno troverai a te quello che ho detto a te della mia volontà. E attenzione, qui siamo nel 1913. Quindi lì Luisa ha 48 anni e Gesù gli dice: sono più di 2 anni che con te voglio usare catene più nobili. Quindi ricordiamo, insomma, noi, 46 anni di Luisa sono l'anno di svolta, preceduti da una lunga preparazione, ha spiegato Gesù. Oggi andiamo un pochino, non troppo sistematicamente, nella meditazione, no? Preparazione che ha... è passata anche attraverso due vicende, due fenomeni soprannaturali. Primo, le molteplici manifestazioni sensibili dell'umanità di Gesù, anche con gesti molto forti, molto eclatanti, li abbiamo visti nei primi 10 volumi. Secondo, quel particolare fenomeno del restare impietriti, che qui sentiamo Luisa in questo stato, in questo momento della sua vita, essere stato sospeso, non c'era più. E Gesù spiega che questo era un percorso pedagogico. E questa spiegazione culmina addirittura nella splendida frase, no, che probabilmente darà il titolo a questa meditazione, che è l'estasi della divina volontà. Questa non è un'estasi come le estasi straordinarie che hanno appunto avuto anche Luisa, che hanno i mistici, che vedono Gesù e che hanno cose del tutto peculiari, ma è un'estasi assai migliore, e dove non ci sono, ecco, strepiti e fenomeni eclatanti da un punto di vista sensibile,
ma c'è davvero una trasformazione totale dell'anima. Questa è un po' una sintesi di quanto oggi meditato. Adesso proviamo ad andare un po' nei dettagli dei singoli capitoli. Allora, l'unica, la prima cosa molto importante, anzi ce ne sono un paio: l'anima che fa la divina volontà, l'anima che vive nella divina volontà è caratterizzata da due cose: non pensa a se stessa, non ci pensa proprio, e dà, senza andare a cercare nulla in questo mondo. Nel primo capitolo questo ha spiegato Gesù. È una somiglianza divina, cioè Dio è amore, nel senso che Dio dà e basta. Certo vuole il ricambio delle nostre creature, dell'amore delle creature, ma il ricambio dell'amore delle creature è cosa che Dio vuole lo stesso per il nostro bene, non perché lui ne abbia bisogno. Dio è l'essere per antonomasia che non ha bisogno di nulla, è proprio una caratteristica dell'essere divino, il bastare a se stessi, l'essere autosufficienti. Adesso ovviamente attenzione a non interpretare malamente alcuni passaggi, no? Come quando Gesù parla della superiorità di chi vive nella divina volontà, attenzione a non prendere in maniera molto umana e quindi deviante queste espressioni, ad andare ad alimentare, ecco, assolutamente inopportuni, malsani, ecco, pensieri o sentimenti di superbia. Il principio però è molto semplice: quando si è fusi, ecco, nel divin volere, si partecipa di questa proprietà divina che è il compiacersi nel dare, cioè Dio è felice nel fare felice. E siccome l'anima è già perfettamente felice in Dio, non sente più il bisogno di andare a cercare la felicità altrove, nelle cose umane. Gli uomini stanno sempre a prendere o a cercare o a succhiare in giro dovunque. Perché? Perché hanno dentro il proprio cuore un vuoto di vita. L'uomo vuole essere amato, vuole ricevere affetto, vuole ricevere considerazione, vuole ricevere gioia, vuole ricevere piaceri. Ma questo è normale che sia così, perché questo attesta indirettamente la nostra origine soprannaturale e anche il nostro destino soprannaturale, perché noi siamo stati creati dall'amore per amare e per godere. Non devono stupirci questi termini. Qual è però il problema? Che la nostra condizione misera, il fatto che di Dio non abbiamo una conoscenza, una percezione immediatamente sensibile, ma a Dio ci si accosta per mezzo della fede, ci si accosta per mezzo di altre frequenze rispetto a quelle a cui noi siamo abituati, che non sono quelle terra-terra sensibili. Quindi non è accesso immediato Dio per noi, noi non abbiamo accesso immediato, assolutamente. E allora che succede? Succede nell'uomo che sente questi bisogni e li va a cercare nelle creature, nelle cose illecite o anche lecite. Cerca la vita, cerca l'amore, cerca la considerazione, cerca la stima, cerca l'affetto, quantomeno. E in questo chiaramente cercare è guidato dal principio dell'egoismo, cioè io devo stare bene, io sto male, io mi sento triste, io mi sento depresso, io soffro non avendo queste cose, quindi le devo trovare. E poi ci sono gli atteggiamenti chiaramente degli esseri umani che pretendono dalle altre creature affetto, stima, considerazione, guai se non gliele dai in certe circostanze, no? Ma qual è l'esito di questo? Che si rimane sempre più infelici, sempre più delusi, sempre più sofferenti, perché la vita nelle creature non ci sta, le creature non ci ameranno come noi desideriamo essere amati, le creature non ci daranno quello che noi ci aspettiamo e neanche noi lo daremo a loro quello che loro si aspettano, perché questo è un punto fondamentale non solo della vita nella divina volontà, ma questa è della rivelazione, come dire, ordinaria, insomma, no? Quindi senza bisogno di fare riferimento a cose che Gesù non ha mai detto a nessuno, come afferma qui,
cioè la vita viene dal creatore. Sant'Agostino scriveva: tu ci hai fatto per te e il nostro cuore non trova pace fino a quando non riposa in te. Quindi se uno continua, allora, o uno ci crede a questo, quindi cambia rotta e la smette di andare a cercare la vita nelle creature, nel mondo, e sapendo di dover soffrire un po', perché ci sarà un tempo, non è che tu ti accosti al Signore e immediatamente vivi tutte queste cose, dovrai fare un percorso, dovrai fare anche il tempo di Quaresima che stiamo vivendo, che cosa ci dice? Che c'è un percorso di avvicinamento a Dio, che è graduale. Il primo passo qual è? Il distacco dal mondo. Ieri ha fatto una bellissima omelia Papa Francesco, dove diceva che dobbiamo scegliere se noi vogliamo vivere per la cenere o per il fuoco. Bellissima questa immagine, perché ha decodificato in maniera molto suggestiva la cenere, che ci viene posta sulla testa, con le realtà effimere di questo mondo, che fanno una vampata, d'accordo, quindi che ti danno un'illusione, e poi rimane un pugno di cenere. Invece l'amore di Gesù è fuoco vivo che non si consuma mai, il roveto ardente di Mosè, no? Il fuoco che ardeva, non si consumava il fuoco e non consumava il roveto. Allora, se tu vuoi passare la vita andando appresso alle sciocchezze, alle chimere, alle illusioni di felicità, alle creature, chiamandolo come ci pare, agli idoli, è sempre lo stesso giro, fallo pure, ti troverai continuamente con un pugno di cenere in mano. E non ti lamentare poi di questo, perché quello che hai voluto tu, perché questo troverai. Se invece, ecco l'aiuto che ci dà anche la liturgia della Chiesa, no? Ti sei stufato e vuoi cambiare rotta, bene, comincia a lasciare perdere i pugni di cenere in cui sei vissuto e comincia a cercare il fuoco. Non lo trovi dall'oggi al domani, devi fare un percorso, ecco anche il percorso, l'itinerario penitenziale quaresimale, che deve portarci rinnovati alla festa di Pasqua, che è un po' la sintesi del mai interrotto itinerario che noi dobbiamo fare, perché la nostra vita è fatta così, è un sempre maggiore distacco dalle cose di questo mondo, specie per chi cerca di vivere nella divina volontà, per raggiungere una sempre più grande unione e fusione con Dio e con i suoi voleri. È chiaro che la fase purificativa, che è appunto quella esemplificata dal percorso penitenziale, è una fase dolorosa, è una fase dove tu soffri perché c'è la privazione e non vedi ancora i benefici. Capito? Ci sono delle cose che non ci stanno più e ancora non sei giunto a Pasqua, cioè all'unione con Dio. Ma questo fa parte delle regole del gioco. Funziona così. Se tu non vuoi, se tu vorresti che dall'oggi al domani, se tu volessi che dall'oggi al domani lasci il muore, immediatamente Dio ti ammette la sua presenza e ti fa vivere le esperienze mistiche di Luisa, per dire, questo te lo scordi proprio. Non so, succede così normalmente. C'è un percorso da fare, un percorso da fare che si fa sulla base di una scelta di fede, dove voglio orientare la mia vita. Ecco perché Gesù dice: qual è il segno che l'anima sta nella mia volontà? Se si sente in condizione di dare, cioè se ha smesso di andare a cercare, a prendere tutto, a prendere, a succhiare dal prossimo, a prendere, ripeto, considerazione, affetto, stima, amore, e cioè in stato di perpetuo, ecco, succhiamento da tutto. Senso di sicurezza dai soldi, piacere dai beni sensibili, affetto dalle creature, stima, considerazione, tutto quello che noi vogliamo. Quando tu hai conosciuto Dio non ti interessano più queste cose, perché in Dio tutti questi desideri trovano appagamento all'ennesimo livello. L'amore lo trovi, la stima, chi è che ci stima più dell'Altissimo, che ci può conoscere meglio dell'Altissimo la nostra straordinaria dignità, l'importanza, il valore inestimabile della nostra anima? Chi ti ama più di quanto ti ama l'Altissimo? Nessuno. Ma ti devi mettere in condizione di poter vivere questa cosa, e tutte e due non si possono avere: o vai dalle creature o vai dal creatore. Questo non ci servono gli scritti di Luisa Piccarreta per affermare questa cosa, per questo è stata da sempre insegnata in tutta la spiritualità cattolica.
in tutta, senza nessun tipo di eccezione. Ecco, Gesù fa una piccola parentesi sull'importanza delle ore della passione, senza certamente nulla togliere alle preghiere indulgenziate, ma queste anche sono una cosa del tutto peculiare, così come gli scritti, perché le ore della passione non sono solo una meditazione sulla passione, come per esempio il più esercizio della Via Crucis, ma sono, Gesù stesso l'ha detto, un ripercorrere quei momenti con lo stesso cuore di Gesù e unendosi alle sue preghiere, alle sue riparazioni, al suo amore e facendosi presenti e attuali ad essi con la nostra povera piccola persona, col nostro povero piccolo amore, per quanto possibile, per fare compagnia, riparare, amare Gesù per noi e per tutti. È un giro nel fiat redimente l'ora della passione, è qualcosa di più completo rispetto a una semplice meditazione, no? E quindi anche se non c'è l'indulgenza, c'è però ecco, un grandissimo atto di amore nei confronti di Gesù e Gesù stesso dice non è indifferente che la creatura dia sollievo e sfogo all'amore del creatore. Abbiamo già accennato a questa estasi della divina volontà. Gesù spiega cosa ha fatto con Luisa, andiamo nel dettaglio, cosa fa anche con le anime nostre. La prima cosa che fa, ci innamora, ci alletta. Quindi i primi passi di un cammino di, come dire, di santificazione seria consistono in questo, un po' come il libro del profeta Osea, no? La prenderò, la porterò nel deserto e la fidanzerò al mio cuore. È un momento molto bello quando l'anima si decide a darsi al Signore, perché il Signore dice, ah, ti sei deciso? Bene, adesso ti faccio vedere in prequel, ovviamente in forma proporzionata, non è necessario che accadano cose straordinarie, però ti faccio vedere in prequel quanto è bello vivere con me. E magari in qualche momento ti do qualche piccolo aiutino, nel senso che ti preservo, dato che sei ancora debole, e dal pericolo di interrompere subito il cammino. Ecco. Diciamo che questo è un po' l'intorpidimento, insomma, quando Gesù parla delle catene e delle funi che usava con Luisa, no? Questo viene fatto per un pochino di tempo. Fino a quando? Fino a quando ormai l'anima ha capito che vale la pena e non c'è nessuna intenzione di smettere il cammino né di tornare indietro. A quel punto si passa ad un altro step. C'è un momento in cui viene massimamente valorizzata la libertà della creatura. Non ci sono più catene. Sei tu che decidi giorno dopo giorno e cresci giorno dopo giorno nella vita di unione con me. Non perché nessuno ti costringe o ti neanche ti non dico di forza, ma neanche ti spinge, ma perché lo vuoi tu e lo rinnovi ogni giorno questo tuo volere. Quindi c'è questa valorizzazione e c'è anche un calo delle consolazioni sensibili, perché l'anima si nutre del cibo solido del divin volere. Questo è accennato anche nelle lettere di San Paolo, no? Dice, quando eravate bambini vi ho nutrito con il latte spirituale, ecco, ma adesso che siete grandi avete bisogno di un alimento solido. Un bambino gode certamente, non è stare attaccato al seno della mamma e succhiare il latte, e ne ha, per carità, è una fase dell'esistenza. Ma quando si diventa grandi si vive di cibi solidi. Qual è il cibo solido? La divina volontà. E quest'estasi, diciamo così, non mistica, perché è un'estasi ordinarissima, consiste che non esiste più nulla di quello che facciamo, di quello che pensiamo, di quello che desideriamo, che non sia unito al divin volere. Questo non determina, si badi, nell'immediato, nell'istante immediato, grandi godimenti, come quando ti appare Gesù e ti dà una carezza, insomma, per fare un esempio, no? Però produce una tale contentezza globale interiore, una tale serenità interiore, una tale mole di bene che anzitutto ritonda nell'anima che la vive, ma certamente poi abbiamo sentito fuori esce fuori di sé facendo un bene immenso a tutti,
che non c'è nulla che ad essa sia paragonabile. Gesù dice, ti impedisce questo stato addirittura di pensare a te stesso. Si esce da questo stato quando si ricomincia a pensare a se stessi. Noi stessi in una fase, diciamo, matura, non ci pensiamo proprio più, né in bene né in male. Si pensa a Gesù e al suo volere e basta. Si campa molto meglio, si campa. Non ci sono preoccupazioni, no? Di questo Gesù accenna qualcosa nei Vangeli. Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, di quello che pensate. Non vi preoccupate di tutte tante queste cose. Quindi cessa questo stato. Non mi sto più a preoccupare di come sto, se sto bene, se sto male, perché non è più un problema. Sto semplicemente in atto di vivere coscientemente o incoscientemente, quindi anche negli atti non direttamente volontari, quello che Dio vuole, al massimo grado possibile. E basta. Questo stato è uno stato stupendo, superiore, questo dobbiamo mettercelo bene in testa, anche a quelli che in forma straordinaria Luisa ha vissuto prima di trovarsi in questo stato. E qui dobbiamo, un po' come quando avrebbe detto una Madonna in un'apparizione di Meggiugorje, lo ricordo molto bene, dico avrebbe, sempre per rispetto al fatto che ancora non c'è un riconoscimento ufficiale, ma questa frase è la stessa cosa, che è analoga a quella che Gesù ha detto qui, ci fare la comunione più che essere veggenti. Se ti appaio io e c'è la messa, lasciami perdere e vai a messa per fare la comunione. Cioè, la massima forma di comunicazione è ordinaria, anche perché lo straordinario non si vede nella messa, che è quella appunto sacramentale, è più che vedere la Madonna e parlare a faccia con lei. Le apparizioni di Meggiugorje potranno anche non essere riconosciute dalla Chiesa, facciamo questa ipotesi, a mio avviso, molto remota, però se dovesse essere non c'è problema, ma sicuramente questa frase è vera, quindi anche se non c'è proprio nessunissimo dubbio, cioè che fare la comunione più che essere veggenti, qualora uno lo fosse, e così vivere nella Divina Volontà, stare in questa estasi della Divina Volontà, un'estasi che appunto si chiama così semplicemente perché ti fa vivere fuori di te. L'estasi è un fenomeno in cui tu vieni tirato fuori di te e pensi ad altro, perché stai concentrato nell'oggetto dell'estasi, nell'umanità di Nostro Signore, nella Madonna, in una visione intellettuale, immaginaria, eccetera. Fuso con la Divina Volontà, tu non ti preoccupi più di te, non pensi più a te, ma stai appunto in questo stato estatico, capito? Cioè stai, vivi estroverso, a pensare a cosa? Alla Divina Volontà, e come Gesù ci ha accennato nel primo capitolo, a fare del bene agli altri. E basta. A dare, non a prendere. E questa è veramente una vita bellissima, divina e di cielo. Ecco, oh Santa Vergine Maria, Gesù ci ha mostrato, ecco, il tuo stato abituale con la vita terrena, che era questa estasi della Divina Volontà, a cui poi tra l'altro certamente si univano tante estasi per te di altro genere, insomma, ecco, ma in questo, ecco, col tuo aiuto possiamo piano piano diventarti simili, e tu stessa ci diresti che questa è la cosa assai più importante. Nell'altro mondo, quando saremmo passati a miglior vita, staremo in eternità, vissuti in estasi di ogni genere, in godimento di ogni genere, insomma, quindi non è questo un problema, è solo questione di tempo. Ecco, invece se viviamo in questo modo qui, quello che poi vivremo di là sarà enormemente, ecco, grande, e il Signore non mancherà di farsi conoscere e manifestare come vuole, se vuole, nella misura in cui la sua volontà lo ritiene opportuno.
anche in questa vita mortale. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, ave, Maria.